cantando le parole di San Pietro: sulla tua parola getterò le mie reti. Questo affidamento della sua vita ci spinge oggi a fidare tutta la nostra vita, tutta la nostra comunità nelle mani del Signore Gesù Cristo. E lo facciamo all'inizio di questa celebrazione anche affidando tutti i nostri peccati, le nostre mancanze, e domandando perdono per essere meno degni di partecipare a questi santi misteri. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, Grazie.
gioia di celebrare in questo giorno la serenità dei Santi Pietro e Paolo. Fa che la tua Chiesa segua sempre l'insegnamento degli Apostoli, dai quali ha ricevuto il primo annuncio della fede. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Signore, mia
Nella seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quei giorni. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutti gli esempi al suo passo, e così fu liberato dalla bocca di Dio. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo di sé, nel suo regno. A lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. San Pietro è davvero un uomo, un
Santo vicino a noi, soprattutto ai nostri percorsi di vita e di fede. Sant'Agostino dice, commentando però nel Vangelo che abbiamo sentito, quando Gesù a Cesarea dà le chiavi a Pietro, che rappresentano tutta la potestà spirituale e temporale che Dio dà alla sua Chiesa, dice: tra gli apostoli solamente Pietro riceverebbe l'incarico di impersonare quasi tutti i luoghi, tutta la Chiesa. E quando Gesù gli ha detto: a te darò le chiavi che vengono dai cieli, dice che queste chiavi le ha ricevute lui come rappresentante di tutta la Chiesa. Sì, noi lo sappiamo, Pietro è, come si definisce in una bella frase della tradizione cristiana, il principe degli apostoli. Ma con noi ha in comune un aspetto particolare, che Pietro è stato un discepolo simbolo per tutti, sia per i suoi compagni, per gli apostoli, ma anche per noi. Perché noi, nel vivere la vita cristiana, se ascoltiamo la parola di Dio, siamo davvero uguali a San Pietro. Pietro è molto vicino a noi, perché Pietro era un uomo chiamato dal suo lavoro ad una vita nuova, ad una vita che neanche lui immaginava come si sarebbe poi sviluppato. Era un uomo molto impulsivo, un uomo concreto, un uomo molto appassionato, e il Signore lo trasforma, ma non cambiandogli il suo carattere, il suo lavoro, la sua mentalità. No, il Signore ci chiama e, come a Pietro, cambia il cuore, perché questa è la bella vocazione di San Pietro. E Pietro per noi allora è davvero l'immagine di come dobbiamo essere cristiani e come dobbiamo camminare. Perché se queste chiavi, che sono la prima immagine che abbiamo sentito nel Vangelo, sono il segno di questa potestà che il Signore dà a Pietro di poter aprire e chiudere, di poter legare e sciogliere, ma in senso esistenziale queste chiavi sono, possiamo dire, le chiavi che Dio dona a tutti i battezzati, e sono la chiave per la nostra felicità. Perché vedete, la vocazione cristiana è una vocazione che Dio dona a tutti gratuitamente con il battesimo, per essere felici, per poter realizzare una storia che ci precede. Essere cristiani significa allora seguire un progetto che Dio ha scritto per tutti noi. E la vita dei santi, in particolare di San Pietro, ci ricorda che proprio con l'ascolto della parola di Dio, quindi seguendo Gesù Cristo fedelmente, il Signore ci consegna questa chiave. Cosa significa per noi in senso esistenziale? Se per Pietro questo è il dono che Dio dà alla Chiesa, di poter appunto legare ciunque, per noi la partecipazione a questo mondo significa che tutta la nostra vita ha un segreto, e il Signore ci dona la chiave per entrare in possesso. Cosa significa per noi la chiave del Regno dei Cieli? Significa cercare nella nostra vita quelle cose che durano in eterno, che noi ritroveremo anche nel cielo. Ed è una cosa molto concreta che ci viene data con il dono appunto della fede, con il dono del battesimo. Capire che noi siamo chiamati a questo grande dono che è la sequela del Signore, e che significa che in Gesù tutti siamo predestinati a essere salvati, a ricevere questo dono. La fede ci apre a questo. E Pietro perché ci rappresenta tutti? Perché dice com'è la nostra fede. Quando il Signore lo ha chiamato, e in un certo senso
ti ha dato la chiave per conoscere, per possedere questa felicità, che è l'incontro con il Signore. Pietro non è stato mai coerente nella sua vita. Pietro ha risposto con un grande cuore, ha risposto sicuramente con un grande amore per il Signore, ma con un amore imperfetto, come anche l'amore nostro in tutte le cose che facciamo, in tutte le cose a cui il Signore ci chiama. Anche noi sacerdoti, chi è chiamato a vita matrimoniale, chi è chiamato a vita di cuore importante, chi è chiamato ad essere padre, madre, chi è chiamato ad un lavoro, tutti rispondiamo mettendo il nostro meglio, tutti rispondiamo, possiamo dire, di cuore, ma poi ci accorgiamo che quella risposta è sempre imperfetta, perché la vita è difficile, è una vita molto complicata, perché tutte le missioni, piccole o grandi, a cui il Signore ci chiama, hanno sempre degli ostacoli, perché se la vita dipendesse solo da noi, la vita sarebbe bellissima, sarebbe comoda, sarebbe felice, ma invece tutti gli incarichi, proprio perché sono condivisi nel mondo di una vita che è imperfetta, è una vita che è piena di difficoltà, di sofferenze. Ebbene, la vita è sempre difficile, e quindi a volte anche il nostro entusiasmo nel rispondere di sì al Signore si affievolisce, diventa sempre un po' più pesante. E se questo vale per le cose che viviamo tutti, pensate nella vita cristiana. Una vita così bella, una vita così importante, noi a volte svalutiamo, la rendiamo una vita appesantita, abbiamo solo le cose negative del cristianesimo, della Chiesa, come anche delle vocazioni che il Signore ci ha dato, della famiglia, dell'essere padre e madre. Noi vediamo sempre i difetti degli altri. Questo è un frutto del peccato originale. Non vediamo invece tutta la bellezza della vita cristiana, della vita familiare, della vita sociale. Per Pietro non può come noi. Il Signore gli ha dovuto cambiare il cuore. Il Signore ha fatto Pietro una persona nuova, perché Pietro era bravo, Pietro era fedele. Ma questa fedeltà umana non basta, ci vuole una grazia in Dio. E Pietro arriverà a dire, come ho sentito nella prima lettura, io ora so veramente che il Signore mi ha strappato dalla mano di Erode e da tutto ciò che il popolo si è attivato. Io ora so, io ora conosco qual è questa grazia del Signore. Come l'ha conosciuta Pietro questa grazia? Attraverso le patenti, attraverso la sofferenza. Oggi noi, nella liturgia della parola, abbiamo la bellissima testimonianza di Pietro e la altrettanto straordinaria testimonianza di San Paolo, in un momento sicuramente difficilissimo, forse più negativo per loro. Pietro in carcere e Paolo è in prigione. E proprio in quel momento, attraverso queste parole, che il Signore ha ancora una volta cambiato il piede. E di fronte alle difficoltà, come tutti gli uomini e donne che seguono il Signore, si spaventano. Di fronte al carcere, di fronte al buio, Pietro aveva paura, eppure oggi San Luca negli Atti degli Apostoli dice che quel momento avviene mentre era il periodo, i giorni degli Asini. Erano i giorni in cui si stava preparando la Pasqua e il Signore stava anche preparando la Pasqua di San Luca. Perché se il Signore l'aveva reso conforme a lui nella sua sofferenza, nella sua passione, il Signore non lo ha lasciato da solo, ma lo ha reso anche uguale a lui nella sua risurrezione. Che cosa significa questo per lui? Cosa significa questo segno delle catene che anche in questa bella statua noi vediamo? E peraltro questa parrocchia è intitolata San Pietro in vivo, cioè San Pietro in questo momento in cui è in catena. Per spesso
le testimonianze di fede di quelle. Misteriosamente il Signore le tira fuori nei momenti di buio, nella notte in cui si trovava Pietro, nelle strettezze di questo carcere, nel legame di queste catene che Pietro ha ricevuto. E questo avviene davvero come un mistero anche nella nostra vita. Che se noi non passiamo attraverso questi momenti, in cui a volte siamo privati della nostra libertà, in cui a volte siamo in difficoltà, sembra che non ci sia più una luce che ci conduce, ma nella vita spesso, tanti di noi lo abbiamo provato, spesso non vediamo la luce, c'è proprio un buio che mette in dubbio anche quella fede che il Signore ci ha dato perfettamente. Eppure oggi San Pietro ci dice che non dobbiamo mai dubitare, possiamo certamente avere paura, perché le difficoltà, le sofferenze ci fanno paura. E Pietro è stato morto di noi, ma non dobbiamo perdere la fede. E questa è una garanzia che ci viene davvero dal fatto che Dio in questi momenti prepara sempre una Pasqua, cioè prepara sempre un passaggio. Perché come a volte si diventa grandi attraverso qualche tribolazione, così si diventa cristiani passando attraverso queste catene, queste difficoltà, che la vita offre a tutti. Non c'è nessuno che nel mondo non abbia sofferto. E soprattutto, se uno vuole essere cristiano, se uno vuole essere discepolo di Signore, sa di dover passare attraverso qualche sofferenza, qualche tribolazione. E oggi San Pietro ci ricorda che è proprio in quei momenti che Dio fa grande il cuore di chi lo segue, che Dio fa grande, trasforma il cuore dei cristiani. Penso che tutti abbiamo fatto questa esperienza, che siamo diventati migliori, siamo diventati più buoni, più comprensivi, più misericordiosi, in altre parole, più cristiani, quando abbiamo potuto sperimentare la parola del Signore, che è una parola vera, perché il cristianesimo non è una filosofia, non è una teoria. Ecco perché a volte a noi, come dire, essere cristiani ci diventa un po' pesante, soprattutto quando si cresce. Diciamo, ma sono tutte privazioni, sono tutte regole, sono tutte cose che a volte noi non comprendiamo. No, il cristianesimo è l'incontro con il Signore che ha liberato Pietro, che ha liberato tutti questi primi discepoli che per invidia dei giudei, come abbiamo sentito negli Atti degli Apostoli, sono stati incarcerati, perché era un annuncio talmente bello, talmente rivoluzionario, che davvero ha trasformato tutta la vita. Allora, per noi chiediamo oggi davvero questo dono, che il Signore possa, nei momenti di difficoltà, spezzare queste catene, che ci renda sempre più liberi, Signore, liberi di credere alla sua parola, liberi di essere coraggiosi, annunciatori di Cristo, in un mondo che, se non viene nemico ostile, è totalmente indifferente, lo vediamo oggi. E poi questo segno delle catene ci ricorda questa bellissima tradizione di questa catene che la figlia dell'imperatore Teodosio, Eudocia, aveva portato da Gerusalemme. E quando ha portato le catene della prigione di Gerusalemme, in cui Pietro era stato appunto incarcerato, le porta nel carcere dove Pietro a Roma, prima del suo martirio, era stato recluso. E dice la tradizione, una bella tradizione, che queste catene, quelle dell'Oriente e quelle dell'Occidente, a un certo punto si fondono, diventano un'unica catena. E questo ci ricorda che la fede unisce, la fede non divide mai. E in questo momento storico in cui siamo divisi tantissimo, siamo divisi da chi vuole fare la guerra e chi invece desidera la pace, siamo divisi, possiamo dire, politicamente, proprio perché entra nella Chiesa, cosa assurda.
tutta le idee civili. E oggi a San Pietro chiediamo invece il dono dell'unità, lo chiediamo per il mondo intero, lo chiediamo soprattutto per la nostra comunità, per le nostre famiglie, ma anche per noi stessi, che possiamo avere un cuore indiviso, un cuore che si impegna ad attesa la grazia del Signore. Saluto a tutti. Bye.
Thank you.
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente opera il tuo nome e sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questo insieme. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete di me. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue di tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te la vita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, Santi Pietro e Paolo, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione, doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Gianfranco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai eletto. Ascolta la preghiera di questa famiglia, che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli o comunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle del mondo e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per Signore, sia santificato il tuo nome.
e con l'aiuto della tua misericordia ti prego sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, ti hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace.
preghiamo. Nutriti da questo sacramento, ti preghiamo, Signore, a te viviamo nella tua Chiesa, perseveranti nello spezzare il pane e nell'insegnamento degli Apostoli, per formare sani nel tuo cuore, un cuore solo e un'anima sola, per Cristo nostro Signore. Yeah.